Alberto, in città sono apparsi degli striscioni che titolano Barese Juventino batte Torino. Al di là degli sfottò al San Nicola sabato ci sarà il tutto esaurito. Inevitabilmente verranno a contatto sia tifosi baresi che juventini. Qual è il messaggio che vuoi lanciare? Vabbè, per quanto riguarda i rapporti con la tifoseria non ce ne sono praticamente perché sono gli juventini che verranno da Torino, forse saranno un migliaio e saranno quelli che saranno nel settore ospiti. Purtroppo è un malcostume frequente quando vengono le grosse squadre di avere il doppio fedista, come lo chiamiamo noi. Ho visto in questi giorni vicino Santa Fara questi striscioni che dicevano appunto del Barese Juventino battere a Torino ed è un sentimento condivisibile peraltro perché abbiamo assistito questi giorni veramente a una corsa, un accaparramento al biglietto che con pochi precedenti, veramente io ne ho vissute tantissime di partite, Bari Juventus, Bari Milan, Bari Inter. Questa volta veramente è successo, mai visto, forse anche grazie a internet, forse perché online si potevano fare i biglietti, però è veramente stata una cosa che io per primo non mi aspettavo, anch'io avevo bisogno di biglietti per degli ospiti che vengono, a parte i gemellati che vengono, abbiamo avuto difficoltà martedì mattina a fare i biglietti addirittura e questa assolutamente non mi sembra una cosa giusta perché molte persone che c'erano a Bari Siena, che hanno fatto il biglietto a Bari Siena, e quindi tra oltre 13.000 abbonati, 7.000 persone che hanno fatto il biglietto a Bari Siena, molte di queste non ci potranno essere perché non hanno trovato il biglietto. Allora, se a Bari Siena eravamo 20.000 e saremo 35, 55.000 allo stadio sabato, inevitabilmente si può affermare senza difficoltà che la metà saranno juventini. Certo, non è bello, non è bello questo. Ho visto anche dei cartelli vendisi la dignità di Barese, perché la dignità del tifoso Barese viene venduta da tutte queste persone che se ne andranno in giro allo stadio con la sciarpa della Juventus e che esulteranno ad un eventuale gol della Juventus. Purtroppo è inevitabile che sia così e quindi rapporti tra l'altro Alberto, con le tifoserie grandi non ci non è sono, bello, però è credimi, particolari, però io importante. spero che in curva nord di non vedere nessuno accanto a me a esultare al gol della Juventus. Mi aspetto che molte persone dalla curva sud, dalle tribune, sia est che ovest, esulteranno, ma spero soltanto di non avere nessuno accanto a me in quella che è la culla del tifo barese, cioè la curva nord, che esulti al gol della Juventus, perché poi possiamo parlare di civiltà, possiamo parlare di fair play, possiamo parlare di sportività, possiamo parlare di tante cose, ma sono cose che lasciano il tempo che trovano di fronte a provocazioni notevoli, ecco. Abbiamo un Questo amico. senza creare nessun allarmismo assolutamente, No, però no, è importante sempre comunque mantenere cioè, la massima ci vuole sportività tra tifosi. massima sportività, ma anche il massimo rispetto dei ruoli, perché ribadisco, molte persone non potranno venire allo stadio perché gente barese e dell'Interland e di vicino Bari e pugliesi verranno a vedere la partita con la sciarpa di Juventus addosso e molti baresi con la sciarpa del Bari rimarranno a casa. E quindi anche a livello di apporto vocale alla squadra, è una cosa che veramente non è una cosa giusta, perché noi per primi, io e Roberto, abbiamo fatto dei giri ieri, e comunque sia, voglio dire, ci sono delle cose da smussare, perché non è possibile che le Alberto, tra persone. pochissimo parliamo della questione Sì. Bagarini. Intanto prendiamo una telefonata. Pronto? Sì, pronto. Ciao Cristian, saluto l'ospite. Ciao. Ciao. Approfitto della sua presenza. Sì, sono Gennaro e ho già detto qualcosa in un'altra trasmissione a Enzo Tamborra. E volevo approfittare della presenza dell'ospite per chiedergli un attimino un piccolo parere su quello spiacevole episodio che si è verificato a Roma, poi spiegherò perché. Quando hanno fischiato Totti, secondo me ingiustamente, premetto che Totti e la Roma, se vi dico che cosa ne penso, probabilmente mi arriva una querela, però nell'episodio particolare. E c'è stato questi fischi da un gruppo di tifosi, come è stato giustamente rilevato da Mughini, e questo episodio mi innervosisce perché poi ci porta tanta negatività che non ci meritiamo, perché come i tifosi che assaltano le stazioni di servizio vanno biasimati per le connote conseguenze ovvie. Anche i tifosi che fischiano, perché Totti è uno che quelli, di quelli che alla fine della partita sfottano, mi ricordo un Roma-Juventus 4-0 quando fece il famoso gesto a Tudor che gli fece i 4 gol, quindi è uno fatto così, però in questa occasione mi pare che eccezionalmente non avesse fatto nulla. I 3 gol che ha fatto sono stati belli, di ottima fattura, non ha fatto gestacce l'uscita perché fischiarlo. Questo perché lo dico? Perché questo ha innestato una polemica che è stata ingigantita, secondo me a bella posta, dal tifoso Mughini, il quale aveva detto che biasimava, o comunque chiamava con un termine molto forte, un gruppo di tifosi baresi.
che avevano fatto quel gesto. Gennaro, a concludere. Ecco, questo significa perché c'è stata questa rivolta dicendo che erano stati insultati, eccetera. Io concludo con una nota. Noi siamo di Bari, non siamo né del Milan, né della Juventus, né dell'Inter. E quindi dobbiamo stare attenti a non andarci a mettere in bocca al leone, perché questi episodi, che sono tutto sommato ristretti e marginali, danno la stura a chi poi vuol fare sempre da padrone per farci qualche azionaccia. Gennaro, allora, grazie. Grazie per il tuo intervento, Gennaro. Allora, Alberto. Ma guarda, i nostri. Sì, noi si parla bene, si razzola bene, si organizza bene, si fa. Fatto riferimento si fa socialità, si fa educazione nel nostro gruppo, si fa. Noi facciamo molta aggregazione giovanile, ciò che non fanno molti altri. La politica non la fa più aggregazione giovanile, oramai a Bari siamo tra i pochi che facciamo un pochino di aggregazione giovanile. Però da qui a dire, a snaturare completamente l'essere ultras, io non lo vorrei fare, onestamente. Le nostre armi sono quelli, gli striscioni che non sono più permessi, come dicevo prima, e i cori. Fischiare un giocatore che potenzialmente è quello che potrebbe darti più fastidio durante la partita, io penso che sia una specie di inibizione, ecco, fargli capire che comunque sia sta sotto i fischi, ecco, in questo senso, naturalmente per cercarlo di farlo giocare meno peggio di quello che sa fare. Se questi fischi possono inibire, possono influire un giocatore a giocare peggio, io penso che è nelle nostre facoltà di farlo, questo senza esagerare, senza però dare anche ragione a persone che usano certi eufemismi nei nostri confronti soltanto perché abbiamo fischiato. I nostri fischi non erano fischi di carattere razzista come possono essere nei confronti di Balotelli o ad altri giocatori di colore. I nostri erano fischi indirizzati all'attaccante Totti, non alla persona Francesco Totti.